L'avete sognata sotto l'ombrellone, l'avete immaginata, l'avete voluta fortemente, rieccola la Serie A. E un buon pomeriggio dallo stadio Friuli di Udine, dove si alza il sipario sul campionato 2010-2011. Un saluto da Dimitri Canello e Gianni Di Marzio. Intanto questa azione di ripartenza da parte di Floro Flores, apertura per Di Natale, il tiro di destro, la parata di Eduardo, la prima grande occasione per l'Udinese. Ripartenza velocissima, Gianni, forse qualcosa non è funzionato nella copertura da parte del centrocampo del Genoa. Hiller, area di rigore che sta per essere raggiunta, il tiro di Hiller, ancora Eduardo e la botta dalla distanza del centrocampista svizzero, direi che è una delle armi che può essere utilizzata dall'Udinese. Sul secondo palo arriva la parata di Handanovic, che compie un vero e proprio miracolo sul colpo di testa di Giuseppe Sculli. Vediamo il colpo di testa di Sculli, stavolta veramente bravo Handanovic e bravo anche Hiller a coprire Gianni. Ha detto bene, ha coperto bene, però si è fatto anticipare di testa, si è fatto scivolare l'avversario alle spalle, in questo caso Sculli. Intanto alla Genoa il tiro dalla distanza di Domenico Criscito, che trova molto attento Handanovic. Ancora Miguel Veloso all'indietro per Milanetto, Palacio, Rafinha, cross di Rafinha per Sculli, colpo di testa, cross è preciso ma un po' lento, è difficile per un attaccante girare. Vediamo il calcio di punizione, Rafinha, il cross di Rafinha, palata da Inelli, rovesciata, stupendo gol del Genoa con Mesto, che va a firmare un gol fantastico. Gian Domenico Mesto, una prodezza assoluta, la prima di questo campionato, Gian Domenico Mesto, una rovesciata fantastica. Genoa in vantaggio a 10 minuti scarsi dalla fine del secondo tempo e della partita. Questa è una prodezza assoluta. Ultime fiammate di questa prima partita del campionato italiano, l'anticipo della prima giornata. Floro Flores, gran bel controllo di palla e poi reclama il rigore, ma aveva fatto un'ottima giocata offensiva Antonio Floro Flores. Stanno per scadere il 4 di recupero, dentro Pasquale, palla verso Sanchez che viene anticipato, finisce Udinese Genoa, Genoa che spugna il Friuli, un risultato molto molto significativo, 1-0 firmato Gian Domenico Mesto, il più classico dei gol dell'ex, con una sensazionale rovesciata